Buongiorno cari amici, eccoci qua con la rassegna stampa di oggi 31 gennaio 2018. Questa è la prima edizione, scusate la mia voce che non è perfetta, ma anch'io sono stato preso da questa influenza della stagione, come si dice. Bene, allora, elezioni, Berlusconi schiera indagati e fedelissimi, le liste cambiate nella notte, De Girolamo litiga con Carfagna. È finita notte fonda il rebus delle candidature in Forza Italia. Un terzo dei posti sono andati agli uscenti, un terzo a volti nuovi, il resto ai fedelissimi dell'ex premier. Non manca poi l'ormai classica carica di indagati, imputati e condannati. Sullo sfondo i veleni mai sopiti tra le varie anime del partito che hanno portato alla retrocessione della parlamentare al numero 2 della lista in campagna. Solo l'intervento dell'ex cavaliere l'ha salvata e capolista in Emilia. Roma, donna travolta dal metro, il momento della spinta ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il GIP di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Igor Trotta, l'uomo di 47 anni che il 26 gennaio ha spinto sotto un convoglio in transito della metro a Roma Micaela Castro Pizzarro, badante peruviana, causandole l'amputazione di una mano. Trotta, difesa dall'avvocato Maurizio Scuderi, attualmente detenuto nel centro clinico del carcere di Rebibbia. Elezioni, Prodi dice voterò il centro-sinistra, liberi uguali non è per l'unità. Grasso risponde, siamo divisi per colpa di Renzi. Endorsement del professore al partito guidato da Matteo Renzi. Loro sono per l'unità del centro-sinistra. Insorge la formazione guidata dal presidente del Senato. Bersani dice opinabile e curioso. Speranza dice candidano Casini, Lorenzin e Vice Conte. Preparano solo il patto Renzi-Berlusconi. Giudice del processo ai Cesaro, fotografata a Convention di Forza Italia. Non ho partecipato, dice il tribunale, invece dice c'è valutazione in corso. Giuseppe Cioffi si difende. Immagine estrapolata per attaccare me e la magistratura. Presidente di Napoli Nord dice ciò che leggo e vedo oggi non può ovviamente lasciarmi indifferente. Elezioni PD, candidato Movimento 5 Stelle a Latino, balla con Domenico Spada. Su Facebook scriveva oggi ho menato un rumeno. Lo scrive su Facebook Eugenio Patanè, consigliere regionale del PD Lazio, allegando un video promozionale dei 5 Stelle in cui Emanuele Dessì, candidato nel proporzionale al Senato nel collegio di Latina, intento a ballare insieme al boxer. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con le trasmissioni.